Perché? Sì, oggi abbiamo invitato Jacopo Bruni, che è un barman spezzino, che ci farà vedere alcune preparazioni un po' particolari che vanno sotto il nome di cucina molecolare o cocktail molecolare. Cosa significa? Significa che si usano degli ingredienti particolari, maggior parte vegetali, anche se sono di produzione industriale come la agar-agar, ad esempio, che è un'alga vegetale, eccetera, per fare delle cose curiose che vedrete. Ad esempio un negroni, per dire, uno spritz si può fare normalmente, è liquido, si fa nell'apposito bicchiere, mentre invece nel questo tipo di preparazione si può fare anche sotto forma di spuma. Quindi useremo degli strumenti particolari, ad esempio la sferificazione e così via. Sono tutti termini che conoscono molto bene i chimici, e però da qualche anno ha preso piede anche in Italia, grazie all'apporto di alcuni grandi barman, soprattutto nella Lombardia. Però anche qua a Spezia siamo un po' fortunati, perché c'è Jacopo che ci farà vedere alcune cose curiose che si possono fare. Certo, non è una cosa per tutti, perché, come ripeto sempre, bisogna sempre cominciare a partire a imparare le basi, però c'è anche questo tipo di cucina, c'è anche questo tipo di bar che secondo me va fatto vedere, perché se abbiamo anche noi delle eccellenze nel territorio che vengono a farci visita, o comunque occorre farle conoscere, e anche loro è giusto che guardino al di là del semplice piatto, quello che può essere il piatto tradizionale, anche se ci sono alcune cose, perché magari ad esempio farà anche delle preparazioni di cucina e proveremo anche a fare un abbinamento con vini tipici del territorio, quindi è come un mix tra classico, tra tradizione e futuro. Benissimo, andiamo a vedere cosa ci prepara allora. E siamo in compagnia del nostro barman Jacopo. Jacopo, ciao, ascolta, ci puoi dire cosa stai preparando oggi? Adesso stiamo preparando una soluzione di calcio con cui andremo a preparare una delle prime tecniche della cucina molecolare, della Molecular Mixologist, che è appunto la sferificazione. Andremo a creare una soluzione di calcio lattato, ovvero un prodotto che possiamo trovare tranquillamente in farmacia, e unendolo all'alginato di sodio, che è la parte viscosa dell'alga, andiamo a creare dei leggeri microfilm che coprono queste sfere che all'apparenza sembrano solide, ma in realtà sono liquide. Quindi facciamo una si può dire, ecco, cucina molecolare? Sì, facciamo cucina molecolare. Infatti qua per esempio abbiamo già preparato del sushi con un'aria fatta con lecitina di soia, quindi un prodotto naturale che si trova anche al supermercato, un'aria di soia con delle sfere di brodo di pesce contenente dentro muscoli e vongole. Perfetto, quindi ci sono anche delle cose che si possono fare tranquillamente a casa, basta comprare i prodotti? Basta semplicemente prendere al supermercato, quindi l'alginato di sodio, il calcio lattato li troviamo tranquillamente in farmacia. Per quanto riguarda invece l'alginato di soia, gli emulsionanti, il supermercato, sono tutti prodotti naturali che possiamo trovare nella maggior parte degli ingredienti che già consumiamo. Perfetto, ci vuoi far vedere qualcosa allora? Oh, perfetto. Allora, in questo momento stai, diciamo... In questo momento stiamo facendo sciogliere il calcio nell'acqua, in modo che quando andremo a inserire l'alginato di sodio si creerà questa pellicola. Ti lasciamo un attimo procedere. Possiamo mischiare un prodotto qualunque, in questo caso abbiamo scelto della Kermes, e lo andiamo a mischiare con il nostro sciroppo di alginato di sodio, che è semplicemente acqua e alginato di sodio. Andiamo a mischiarlo in parti uguali e andiamo a mescolarlo senza incorporare aria. La cosa fondamentale è non incorporare aria, perché quando poi andremo a metterlo nel bagno calcico, le bolle d'aria restano in superficie e quindi non lasciano depositare la nostra sfera. Quindi ci evitiamo anche con un cucchiaio forato per evitare appunto di incorporare aria, se no lo possiamo fare con una bacchetta. Più semplicemente, se no, per chi non l'avesse a casa anche. Sì, noi guarda, prima l'abbiamo fatto con due bicchieri usando la tecnica del rolling, questa shakerata, diciamo, che non incorporare. Ecco, qualche nozione storica, questa cucina molecolare da quant'è che è iniziato a andare di moda, ecco? Diciamo che già dal 94 il cuoco Ferran Adrià col suo El Bulli aveva iniziato appunto la sperimentazione sia con i sifoni appunto, quindi a creare spume, chantilly, albumi pastorizzati, tutto quanto in pochi secondi, semplicemente inserendo una capsula di NO2 e si creavano una chantilly invece di mezz'ora di andarla a montare a neve, e le meringue
siringhe si andavano a fare in pochi secondi. Quindi poi bisogna avere anche qualche nozione di chimica? Diciamo che la chimica è la chimica base, però chiunque a casa può rifarlo. E per quanto riguarda la chimica, poi serve per quanto riguarda la sperimentazione, quindi per provare nuove tecniche e soprattutto capire quando qualcosa non va, il motivo, diciamo. Ecco, tu come mai sei entrato in questo mondo, ecco? Io per passione, perché comunque sia studiavo appunto farmacia a Genova, e già facevo il barman da diversi anni, e quando ho notato queste sul bar giornale appunto le nuove tecniche di Dario Comini, e mi sono appassionato alla materia e poi ho scoperto anche Ferran Adrià, il Bulli e tutto quello che riguarda la coscia molecolare. Quindi una conseguenza è stata? Sì, è iniziato da una rivista e poi ora ho una ventina di libri di cucina molecolare a casa e ho aperto appunto un catering di cucina molecolare, di cocktail molecolari, e è diventata poi la mia passione fondamentalmente. Adesso. Beh, allora, visto che è la tua passione, facci vedere qualcosa. Allora, questo qua appunto abbiamo detto che è Alchemis e alginato di sodio. E come vediamo, questo qua è quello che chiamiamo caviale. Sono delle microsfere. Da vedere anche l'effetto ottico, che è incredibile, è stupendo, perché poi giochiamo sia con la parte cromatica che la parte... Appunto, si chiamano cocktail destrutturati per questo, perché noi andiamo a prendere dei cocktail e dividiamo i loro ingredienti. Per esempio, un Cosmopolitan, prendiamo il succo di cranberry, invece di un... per esempio, il Cointreau, lo andiamo a fare uno zucchero filato, aromatizzato appunto al Cointreau, e possiamo fare una sfera di lime. Possiamo fare in modo... è una siringa di vodka. È il cliente che quindi interagisce con noi, si va a creare il suo cocktail e in più può scegliere le dosi. Quindi non è più il classico barman che ti fa il cocktail ed è così. No, ti do gli ingredienti, te li do in forma anche giocosa, ti rendo partecipe. Sì, partecipe, certo. E quindi posso scegliere le dosi e posso anche divertirmi al tavolo. Quindi anche un buon effetto ottico. Sì, soprattutto di questi tempi la cosa fondamentale è appunto essere sempre innovativi, specializzarsi. Se una persona deve spendere 8 euro per un cocktail, che sia un cocktail di qualità, diciamo, quindi una cosa che non può trovare da altre parti. E adesso Jacopo ci mostrerà lo champagne al Kermis, come si prepara? Allora, praticamente abbiamo fatto questo caviale di Kermis. Andiamo a prendere il nostro caviale, che assomiglia proprio a un vero e proprio caviale. Sì, se andiamo a vedere, sembra un caviale, sì, di pesce. Fantastica come... Andiamo a bagnarlo nell'acqua, quindi andiamo a bloccare il processo di sferificazione, quindi lo lasciamo liquido dentro, però andiamo a introdurre nel nostro champagne. Ha un effetto ottico che è veramente eccezionale. Avendo una membrana morbida, la CO2 si lega. Piano piano, come ben puoi vedere, le perline iniziano a fluttuare dentro. Esatto, è una cosa fantastica. La temperatura dello champagne. E quindi un cocktail, come può essere uno spritz, possiamo andarlo a riproporre così. Una cosa veramente meravigliosa. Ti ringraziamo, Jacopo, per la tua lezione che ci hai fatto oggi, innovativa veramente. E diamo la linea alla cucina. E che cosa ne dite di seguire il professor Bardine nella realizzazione?